Sarah. Thank you.
Hello. Hey. Hello. Vediamo un po'. Come va qui? Ah. Ospedale. Salve, buonasera. Ciao ragazzi, sono ritornata. Sono ancora un po' malata, ma eccomi qua. Prima abbiamo avuto ben tre abbonamenti. Andrea che si è abbonato col Prime. L'Alex che si è Hello, abbonato col 21 Prime. Maisie, mi sento vecchio come Wolf, Arno, lui molto più anziano, Grazie mille Fabio, bentornato. VKTRJ E si è abbonato anche Sit. Grazie mille ragazzi per l'abbonamento. Grazie mille. Hardcore Meglio? No, sto ancora male, ma almeno non ho più la febbre. Mi sa che ho la bronchite, cioè avevo la bronchite, sta passando adesso. Ho fatto 2 giorni che stavo stramale, raga, avevo la febbre alta. La tosse era una merda, merdosa proprio. Adesso ho ancora la tosse, ma la sto tenendo sotto controllo, diciamo, facendo aerosol. Aiuta un sacco perché mi idrata le vie respiratorie e quindi sto un po' meglio da quel punto di vista. Oggi dopo, io non mi ricordo quando è stata l'ultima live, raga. Questi giorni si sono tutti fusi insieme perché stando male, stando tanto a letto, non uscendo di casa, ho perso il conto dei giorni. Penso che è una settimana. Oggi è martedì. Oggi è mercoledì già. Credo che per una settimana non abbiamo fatto le live. Sì. E io, dopo una settimana che stavo male, boh, non mi ricordo. Fatto sta che sono uscita oggi fino al supermercato insieme a mia mamma, a piedi, molto lentamente, perché mi sentivo stradebole. Sono tornata e mi è venuto un attacco di tosse. Stavo per vomitare da quando stavo tossendo. E ho fatto subito aerosol, cioè me lo sono proprio incollata alla faccia, il coso. Ho respirato e mi ha calmato la tosse in un attimo. Però voi direte, ok Vic, va bene la tosse, va bene che ti stai curando, però stai anche fumando. Sì. Esatto. Sono 2 giorni che mi sento meglio, ho ripreso a fumare le sigarette, quindi lo so che fa male, ma lo sto comunque facendo lo stesso. Sto bene di testa, non tanto. Buonasera Enrico, buonasera Fabio, ciao Wolf. Ciao a tutti ragazzi. Mi sa che oggi ci sono, tra l'altro, sto facendo dei lavori di aggiustamento a Stream Elements, al bot, quindi oggi lo vedremo un po' rincoglionito, un po' in ritardo. Però non mi ricordo di preciso gli orari, so che se non sbaglio era oggi. E visto che sta funzionando un po' così alla cassa di cane, mi sa che lo ci stanno lavorando adesso. Ciao Steph. E dai, non male, sto guarendo. Quindi sono stata sicuramente meglio. Infatti non sapevo come avrei fatto la live stasera perché parlare tanto mi dà fastidio. E mi sento debole. Ma in qualche modo lo proveremo. Mia mamma ha fatto questo intruglio di limone. Mi ha fatto acqua e limone. E miele. Beveremo questo. Bevremo. Berremo. E voi ragazzi come state? Come va? Cosa avete combinato questa settimana? Avete tryhardato su Hogwarts Legacy? Io
Io l'ho messo finalmente in italiano, cioè in realtà non lo so se è in italiano, io credo di sì. Ho impostato. New DLC for Hogwarts Legacy has been added to your account and will be installed along with the game. Ah? C'è un nuovo DLC? E io l'ho già. Ce l'ho già? Luca, apriamolo che voglio vedere se è in italiano. Wolf lo ha finito? Ho visto che Wolf sta a 27 ore di gioco. Com'è possibile che l'abbia finito? Non du cioè, dura di più, no? Infatti dura un po'. Comunque, giochiamo un pochino. Se devo essere sincera, non mi va di giocare a Hogwarts Legacy stasera, ma ho solo quello adesso, quindi giocheremo a questo. Non è vero, ho anche altro, però. Vabbè. Giocheremo comunque a questo. Si sta aprendo il gioco, quindi ci vuole un attimo di pazienza. In game, vediamo. Preparazione shaders, vedi, è già in italiano. Ore di gioco. Vedi, a meno che il gioco non mi piaccia veramente tanto, io i 100 ore di gioco in un gioco non le butto. Non parliamo dei giochi tipo City Skylines o Planet Coaster, che lì puoi star lì a farmare e fare le robe come le vuoi ogni volta. Ma in un open world single player, boh, l'ho fatto su GTA 5. Ho fatto come si chiama? Hollow Knight, che erano praticamente 100 ore di gioco che ce le ho buttate, sì. Poi vabbè, Zelda Breath of the Wild. Red Dead Redemption l'avevo iniziato, ma non l'ho mai finito. Non sono tanto per i giochi così lunghi. Va bene a 20 ore, toh, lo finisco. Ma quando sono 100 ore è un po' tanto. Da me c'è stata una strage con l'influenza, tosse fortissima, febbre in classe mia. La settimana scorsa eravamo in 7-8. Anch'io sono stato malino, ma ora sto meglio. Mi dispiace Mauro, ma cioè, non lo so che cazzo gira, ma gira qualcosa. Io la seconda volta che mi ammalo da quando sono arrivato in Inghilterra. Stavolta però molto più forte. Cioè, più che altro è proprio una vera influenza che dura, capito? Dura tanto, perché la prima volta che mi sono ammalata, 2 giorni mi era passato tutto, mi sa, non mi ricordo bene. Ho fatto un riparo su te stessa, fottosa, è sparita. Io che ho tipo 5.000 ore su LOL. Vabbè, ma dipende anche dai giochi, no? Quello è multiplayer, è diverso. Però comunque su LOL. Su LOL, 5.000 ore. Porca troia, Wolf. Potresti fare i tutorial su YouTube per la gente. Per quanto sei esperto. 100 ore con tutte le missioni secondarie. Se non sbaglio, dovrebbe durare una settantina d'ore, tipo. È tanto. Vabbè, ma per un gioco single player ci sta. Quante ore di gioco ho? Praticamente a me la Power ho giocato l'altra volta in live e poi sono stata male tutta la settimana e non ho giocato. Quindi sono a 4 ore di gioco, neanche. Il mio bellissimo personaggio. Contenuti aggiuntivi, cosa sono? Allora, Hogwarts Legacy Cavalcatura Ippogrifo d'Ossidiana. Pacchetto arti oscure. Abito con Kelpie. Non disponibile. Uscirà poi? Bustina delle arti oscure. Cazzo è la bustina? Ah. Boh. Non importa. Dove siamo rimasti? E siamo rimasti in una cittadella che stavamo comprato la bacchetta magica l'altra volta.
posto più accogliente di Hogsmeade. Wolf, mi devi dire che cazzo di account è? Mandamelo in privato, non lo dico a nessuno. È inutile che stai qua a dire che sei una TikTok star già da una settimana che lo dici, ma non ci dici che cosa stai postando. Dipende dai giochi, secondo me. Se un determinato gioco ti prende 100 ore, te le fai veloce. Eh beh, certo, quello sicuro. Che belli quei giochi che ti metti a giocare e dici: non vedo l'ora di continuare. Io non ho questa sensazione da un po'. Ciao, Primo Falco. Raga, il mio bellissimo personaggio l'ho rasata. Sembra un cazzo di bullo, lei. Sembra come se fosse caduta di faccia e avesse frenato così. E poi ha deciso che il mondo le fa schifo e odia tutti, e quindi si è rasata i capelli. Ah, ciò! Adesso voglio solo fare una cosetta veloce con le impostazioni, che l'altra volta mi sono dimenticata di togliere un paio di cagate che ci sono. Quindi... Allora, questi li abbiamo tolti. Modalità, volevo fare schermo intero, ma non mi ricordo cosa bisognava togliere. C'era qualcosa da togliere. Profondità di campo. No, aberrazione cromatica. No. Grana pellicola. No. Seleziona GPU. Ma c'era un modo? Ma non mi ricordo qual è. Upscaling? Boh. Perché ce l'ho a schermo... Lo voglio mettere a schermo intero, non modalità finestra. Vabbè, ma non so come si fa, non mi ricordo. Per ora siamo pelati, sì. Comunque alcune missioni cambiano a seconda della casata. Te sei quella con più missioni secondarie. Sai che mio fratello diceva invece che Corvo Nero è la casata che ha meno missioni secondarie? Ma siccome ha capito male, se tu dici il contrario. Non parliamo di me che su Minecraft ho più di 2500 ore su questo PC e sempre su questo PC ci gioco da più... da poco più di un anno. Che fa l'F11? Per mettere lo schermo intero? No, si può mettere full screen. C'era qualcosa che potevi cambiare. Anzi, risoluzione rendering. Perché vedi che merdata è questa? Come faccio a sbloccare queste tre opzioni? Ah, mi sa che era questo. Nessuno? Ecco. Che tipo di monitor ha mio fratello? Sarà questo? Basta? Ah, ma così... Yay, VKTRJ Hardcore. Meglio così. Ok. L'unica cosa che mi piacerebbe... Chi è che si è abbonato? Grazie, Plorex. Mettere la qualità grafica più alta. Qualità effetti, materiali. Texture. Poi il resto va bene. Ok. Se hai il PG maschio non puoi andare nei dormitori femminili, ma se sei serpe verde invece puoi. Veramente. F11. Sì, non è un vero full screen, è un modalità finestra a schermo intero. Un'altra cosa che voglio fare, ragazzi. Mettere da Steam la cosa per vedere gli FPS. Settings. Interfaccia.
In game. Dov'è cazzo? Dove si vede, ragazzi? No, lo voglio fare da Steam. Cazzo è? In game. Ah, ecco. Lo mettiamo top left. Devo riavviare il gioco, vero? Sì. Non si vede in live, ma in teoria dovrei spostare la mia telecamera in alto a destra, quindi non è un problema. Vedo di spostarla adesso. Dov'è la telecamera qua? Questo? Come riflettiamo? Dov'è? Flip horizontally. Vertically. No, ogni volta sbaglio. Cazzo. Ok. Ho sbagliato. Flip. Ecco. Sono dall'altra parte adesso. Yuhu. Yuhu. Questo possiamo anche toglierlo. Top. Ah, adesso vedete gli FPS, perfetto. Però adesso controlliamo quanto fa in game. Hogsmeade sta arrivando. 50 FPS. Li abbiamo unlimitati? A 144 abbiamo messo. Viene utilizzata per ridurre la latenza di sistema e aumentare la reattività del PC. Vabbè. Ho scollegato l'Xbox dalla TV e collegata al secondo monitor solo per poter vederla live mentre giocavo. Incredibile, Steph. Ok, iniziamo, raga. Siamo rimasti praticamente all'inizio del gioco. Non avevamo fatto un granché. Ma non mi ricordo cosa bisogna fare adesso. Ah, dobbiamo visitare questi negozi che mi dice di visitare, ok. Quindi, Tommy e pergamine. Tommy e pergamine, questo? Sì, questo qua. Vai. Di qua. Spostatevi, coglioni. Ecco una mente curiosa. Ciao. Mi scusi, sono qui per le magiformule richieste dalla professoressa. Oh, in italiano è meglio, perché così non... La studentessa di Matilda. Capiamo tutto. Ti stavo aspettando. Sono il proprietario della bottega. Thomas Brown. Hai già fatto una lezione di evocazione, immagino. Purtroppo non ancora, signore. Ah, allora la farai presto. Si tratta di magia allo stato puro. La creazione di qualcosa dal nulla. Incredibile. Non sempre è semplice. Ma per fortuna in tuo aiuto ci sono le mie magiformule. Tu esercitati e lascerai a bocca aperta. Ciao, Anna. Perfino la professoressa Weasley. Di certo è qualcosa a cui aspirare, signor Brown. Non vedo l'ora arrivi quel giorno. Anch'io, senza dubbio. Le magiformule sono utilissime per evocare oggetti unici, come decori o mobili dalle caratteristiche specifiche. Ma lascio alla professoressa Weasley l'onore di farti lezione. Per ora, okay. Ecco quelle che ti servono. Banco da giardinaggio e tavolo alchemico, vero? Credo di sì, signore. Bene.
Non c'è niente. È proprio di una bulla, ragazzi. Vestita così. E con quei capelli. Ciò che vuoi, quando vuoi. Diamo un'occhiata. Ma i suoi capelli sono disegnati, ragazzi. Da cioè, un'occhiata a quello. Adesso si vedeva benissimo che era un disegno. Ah, Magi. Formula per banco da giardinaggio con vaso piccolo. E per tavolo alchemico piccolo. Evocare un tavolo alchemico piccolo che consente di preparare tutte le pozioni di cui hai bisogno. Usa nel vaso per coltivare tutte le piante magiche di cui hai bisogno. È bello trovare proprio quello che si sta. Se ti interessa. Queste sono. Ah, ok, queste sono per altre cose. Del mio inventario. Postazione da taglio? Compostiera di sterco. Vabbè, queste sono tutte le robe per fare poi i tavoli. Mi sono spoilerato un po' di cose perché sto guardando mio fratello giocarci. Questa roba la possiamo vendere? È un piacere fare affari con te. Oh cazzo, mi sa che ho venduto dei guanti che stavo indossando. Vabbè, questi li lasciamo intanto. Fammi sapere se posso fare altro per aiutarti. Va bene, bro. Scusco. Figa, dovevo fare la serpe verde. Revelio. Andiamo a derubarlo. Sì, me la power, grazie. Allora, cos'è che abbiamo qua? Abbiamo una scala per salire là sopra. Io non mi ricordo più le mie... Lumos. Levioso. Reparo. E accio. Accio! Allora, tu apriti. Tu ti aprirai così. Lumos. No, come si apre questo coso? Ah... Guarda com'è sculetta. Raga, ci sarà un modo per entrare qui dentro. Aspetta. Preso. Questo si deve aprire in qualche modo. C'è tanta roba qua dietro. Vedete? Di qua. Ah, ancora quella cassa che non sappiamo come si apre. Vestiti nuovi. No, non questo. Ah, ma non sono... Ah, no, sono questi. Fanno un po' schifo, eh. Devo essere sincera. Ma fa qualcosa? Difesa 7. Difesa 7. Non cambia niente, sono uguali. Ah no, questo è meglio. Allora indossiamo questo. Ma dobbiamo cambiargli l'apparenza. Non mi ricordo come si faceva. Così. E le mettiamo questo vestito da bulla. Non vedete le ricompense? Quali ricompense? Quali ricompense? Guarda, mi rimpicciolisco, certo. Così? Bro. C'è un libro fuori. Boh, raga, me ne vado. Dove dobbiamo andare adesso? No, non l'ho letto, devo andare. Devo andare... Rapa magica e pozioni PP. Allora, rapa magica.
Qua? E pozioni qua, quindi ok. Andiamo a vedere. Accio! Voglio prendere quel libro. Ma si può mirare così? Chi lo sapeva? Preso. Coglione. Pipipi. Secondo me sul mio PC questo gioco andrà meglio, perché il PC di mio fratello non regge molto. Cos'è questo? A volte sembra che tutte le strade portino a Hogsmeade. Lumos. No, dobbiamo trovare questo posto adesso. Ciao Dario, buonasera. Vabbè raga, se noi se lo vediamo quel posto, arriviamo qua. Ma dai, ma non vale che si passa in mezzo alle persone. Cazzo, ci sono i topi. Ho appena calpestato un topo. Dove devo andare? Oh, guarda qua. Sì, ma guarda quanto cura veloce il personaggio. Revelio. Di qua. No, non ho visto le novità. Che novità ci sono, Valerio? Ti do il benvenuto alla pozione di J. Pippin. Ma non vedete comunque le cose. Le ricompense. Ma sì, ma chi se ne frega? Non importa. Pim piri bim, pim pim pim. C'è sempre qualcosa che copro da qualche parte. Devo parlare con lui? Oh, aspetta. Mio. Chiedo scusa. Oh, grazie al cielo. Udendo comunque questa voce non le si addice neanche un po'. Laweng. Non che si degni di venire qui. Comunque, non mi pare di averti mai visto qui, prima d'oggi. È la prima volta che vengo a Hogsmeade. Ah, sì? Perry Pippin, poi con quella faccia. Ti trovi mi fa ridere come le hanno animato la faccia. Le tue pozioni per tutte le occasioni. Quando parla... Lo avrei già letto sull'insegna. Sembra come se si stesse sforzando in tutta la maniera, in tutto il modo, in tutti i modi possibili di non mandare a fanculo le persone. Ricette. Sono nuova di Hogwarts. Ah, sì, ci ha mandato. Cioè, poi si mette in questa posa così. Ho messo subito da parte. Sono nuova a Hogwarts. Ripensando alla mia gioventù, ho immaginato volessi tutto ciò che è utile per le pozioni. Gli sniffer? Che cazzo sono gli sniffer? La preparazione di pozioni è l'arte più affascinante. Batte qualsiasi cosa si possa fare. Ah, anche l'archeologia. Le pozioni sono davvero così versatili? Forse non faranno la stessa figura di un incantesimo, ma non credere che siano meno potenti. Ma quante cose mi sono perse? Quando è che uscirà sta roba? Ma te ne accorgerai presto. No, Steph, perché è tutto collegato tramite Steam. Ci tengo a dirti che non vendo solo ricette per le pozioni. Offro anche preparazioni già pronte per qualsiasi evenienza. E inoltre ne scopro continuamente di nuove. Passa di qui ogni volta che puoi, così da non perdere le novità. Comunque, per ora ti do le ricette richieste, va bene? Cosa avevamo chiesto, scusa? Cosa posso fare per te oggi? Ah... Pozione Edurus, il pisello Durus. Saggia decisione, grazie. Ah, mi fa piacere che ti piaccia la mia decisione. Ricetta per una pozione curativa. Ti prego di dare un'occhiata al resto del mio inventario. O se sei di fretta, scusate, di tornare a farmi visita presto. Succo di Horklump. Zanna di ragno. Strumenti da combattimento. Pelo di lupardo. Hai capito? Spero di rivederti. Addio. Non si possono fare i tatuaggi, mi sa qua. Mamma mia, questo personaggio è orribile. Che devo fare qua? C'è qualcos'altro da darmi?
Ci sono delle cose nascoste, ma non capisco dove sono. Comunque notate le decorazioni. Quanto cazzo sono belle. Cioè, ovunque guardi è tutto decorato in una maniera incredibile. Cioè, così mi piace. Avete presente quando così costruiscono le case su Minecraft? E fanno tipo schifo che sono vuote? E ho sempre detto che bisogna riempirle le case con tipo le, i piccoli dettagli, cazzatine, no? Per far sembrare la cosa un attimino più piena. Almeno io non sono per niente minimalista, quindi a me le cose minimal mi fanno schifo e mi triggerano, mi danno fastidio perché è così vuoto che dici, dai, ma come può essere così vuoto? Non è vero, non puoi vivere in una casa vuota, tutta ordinata e pulita. Cioè in realtà magari sì, però secondo la mia logica no. E guarda qua, questa bottega piena di boccettine, pergamene, fogli, carte, libri, calderoni. Guarda, guarda, cassetti non chiusi. Che figata. Altri libri là sopra, candele, luci. C'è una pila di libri. Poco realistico perché comunque, cioè, cadrebbero quei libri in teoria. Ah, guarda anche qua, che figata. E poi questo leggio. Drago, su un drago appoggiato il libro. Qua fa delle pozioni assurde, secondo me. Poi guardate tutti i quadri, che carini, la lavagna. Bello. Il legno, cioè, veramente è fatto bene da quel punto di vista. I vetri. Che cazzo è quella? Bellissimo. E le pozioni che sta facendo qui. Bello. Basta, andiamo. Adesso dobbiamo andare qua. Di qua. Revelio. Revelio. Oh. Saranno come i mece spulli su Planet Coaster? No. Ci speravo. Dico sempre, viaggiare apre la mente. Corri! Miu! Ah, buongiorno. Allora, vediamo un po'. Ah, salve. Mi scusi, Vic è l'horror va qui, episodio 1. Che vuol dire horror va qui? La nuova studentessa del quinto anno, immagino sia tu. Per la barba di Merlino, iniziare Hogwarts dal quinto anno, ti tremeranno le ginocchia. No, in realtà... Fatto. Sto cercando di viverla come una grande avventura. Così si parla, non tutti possiedono il temperamento parla così. Per affrontare i cambiamenti. A proposito, mi chiamo Timothy Tisdale. Sono le carote colorate, raga. La rapa magica. Tengo il carrello qui fuori perché mi piace chiacchierare. Non posso rimanere aggiornato. Raga, sta parlando come quelli su TikTok quando fanno doppiaggio. Oltre ai semi ho anche molte piante. Oltre ai semi ho anche molte piante. La mia specialità sono gli ingredienti per le pozioni. Persino Pippin si rifornisce da me. Però che ne dici se ti do un pacchetto di semi di dittamo? Paura del vuoto? Ah, tipo gli artisti che riempiono i quadri di dettagli perché non vogliono lasciare troppi spazi vuoti? Sarà per questo che sono un'accumulatrice seriale di... di robe. Sblocca l'abilità di coltivare il dittamo in vasi piccoli. Il dittamo? Il dittamo? Da cos'è? Pure un'occhiata in giro. Ci sono diversi seme di lunaria, centinodia, malva, grinzafico. Sarà meglio che vada a cercare Sebastian adesso. Buonasera, Giorgio. Ciao, Spano. Buonasera. Non si può dire che il mio negozio non sia ben fornito. Reveglio. Cosa abbiamo qui? Dai, ma raga, ma vi ricordate quando dovevamo arredare le robe su Planet Coaster? Che dovevamo mettere il coso di legno. Sopra il coso di legno metti qualcos'altro, poi impari qualcos'altro. Cioè, questo è bello. Tantaradan, tan tan tan. Queste zucche invece mi ricordano Mad Runner quando ho praticamente investito centinaia di zucche.
Guarda quanti funghi viola. Cosa abbiamo qua? Lumos. Guarda l'albero là sopra. Come ci entro lì? Non si può? Rebellion. Ok. Sebastian in piazza. Ah, mi ero dimenticata che eravamo con Sebastiano qua. Whee! Dai, che ce la fai. Raga, non è un salmone, non ce la fa. Dai. Figa, ma ce la fai a salire un sasso? Vestiti completamente asciutti. Questa è magia, questo è Hogwarts. Il drago che faceva la cacca e i cespugli, cazzo, me li ricorda come. Faremo altri progetti, ragazzi. Allora, Sebastian, dov'è? Rebellion. Si può salire qua? No. Ah, eccolo, guarda. Ehi, ciao! Sì, ho trovato tutto l'occorrente. Ottimo! Tu hai preso quella cosa per tua sorella? Sì. Direi che adesso possiamo fare quel che ci pare. Vediamo un po'. Chi sta parlando? Oh mio Dio! E questa da dove esce, raga? Minchia, due dita, io. Bombarda! Allontanatelo dagli edifici, via dal villaggio. È Wolf, raga. Dovevamo battere sto stronzo. E non mi ricordo più come si gioca. Raga, non mi ricordo più i tasti. Com'è? Curati. Lo stiamo indebolendo almeno un po'. Tu non fermarti. A un certo punto lo sfiniremo. Ma basta attaccarmi. Perché non attacchi quel coglione di Sebastian? Non mi... Ah! Corri! Dai, muori piuttosto. Dai, muori. C'avevo il pacco del brutto qua in faccia. No, non mi ricordavo più i tasti, raga. Non mi ricordavo più niente. Posto più accogliente di Hogsmeade. Rifacciamo. Dobbiamo parlare di nuovo con sto scemo? Sì, ho trovato tutto l'occorrente. Ottimo. Tu hai preso quella cosa per tua sorella? Sì. Dobbiamo rivedere tutto il dialogo? Vediamo un po'. Skip, skip, skip. Vieni qua, brutto troll. Ciao, Fra. Accio! Ma allora? Non funziona il coso, devo schivare tutto il tempo? Ma che stai facendo? Ah, ho riparato qualcosa, ma... Non mi sembra proprio il caso di mettermi a riparare gli oggetti adesso. Il Levioso non funziona con lui.
aspettando almeno un po'. Tu non fermarti. A un certo punto lo sfiniremo. Ma perché Sebastian non viene attaccato? Io non capisco. Salta! Non funziona le... E quello cos'era? Un assaggio di quel che si merita. Ah, corri! Muori, coglione! Corri! Figa, ma ce l'ha con me! Sebastian, però, porca puttana, fai qualcosa di utile! L'hai preso in faccia anche tu. Non funzionano le magie su di lui. Porca troia. Bene così, rozzo zotticone. Rozzo zotticone? Che dice? Muore. No, finalmente è morto sto pezzo di merda. Grazie mille per l'abbonamento, Fra. Vabbè, non potevi farlo prima. Oh cielo, un altro troll. Avete davvero sconfitto un troll adulto? Oh cielo! Così pare. Un altro troll! Io ho un ricordo confuso, sinceramente. Per la barba di Merlino. State bene? Sì, ed è un piacere rendersi utili. Avete un coraggio da leoni. Eppure la stoffa da Auror, secondo me. Se non avete subito ferite nello scontro, allora potreste aiutarmi a rimettere al loro posto alcune cose. No. Certo, agente. Ma sì, perché dici certo? Ma chi lo vuole fare? E grazie ancora. Che palle, devo riparare tutto adesso. Reparo. Ah, no, scherzo. Tre. Buongiorno. Per fortuna non hanno fatto più. Vado a vedere che cosa vuole. Devo riparare tutto? Vabbè che però con la magia è facile, quindi. C'era una pozione dentro. Rebellio. No, ho sbagliato. Preparo. Una preoccupazione in meno per la gente. Incredibile, ragazzi. Reparo. Reveglio, riparo. Reveglio, riparo. Grazie. Ma Sebastian dove cazzo è? Dove è andato quel clown? Perché devo riparare io le cose. Cos'altro c'è da riparare? Cosa sta succedendo di là? Ripara i danni. C'è qualcos'altro da riparare qui? Rebelli.
Ah, guarda che qua c'è il cosino da accendere. Ecco. Non puoi neanche immaginare quanto. C'è anche una cassa qua. No, ma lì non posso entrare. Qua? Ah. Cos'è questo posto? Ci sono i gatti qua dentro. Rubare i soldi? C'è un'altra c'è una cassa qua. Qua dietro. È qua? Ah, ma questa non so ancora come si apre. Fa niente. Dove è andato quell'imbecille? C'è ancora qualcosa da riparare, non capisco cosa. Cosa rimane? Cosa non ho riparato? Mainstream Elements? Ma cosa sta facendo il bot? Si è deciso di spammare? Ragazzi, non capisco cosa devo riparare ancora. Riparo. Ah, ecco. Sapete che comunque mi sono comprata gli occhiali nuovi da vista? Perché questi sono rotti. Parla con il negoziante, lui? Il signor Hill stava giusto tessendo le tue lodi. Buono questo tè inglese. Che fanno? Mamma mia, se sono brutta. Oh mio Dio. Cassa. Questa non si apre. Cosa abbiamo qua? Oh, guarda quello. Ok, non so cosa devo fare qui, ma non importa. Devo parlare con lui, mi sa. Buongiorno, non credo che ci conosciamo. Permettimi di presentarmi, Augustus Hill, commerciante di capi straordinario. Ah. Voglio ringraziarti per il coraggio dimostrato contro quegli orrendi troll e per aver riportato la pace a Hogsmeade. È stato un piacere. Francamente meriteresti un ordine di Merlino. Ma la smettono di parlare di Merlino? Abbigliamento per maghi Stracci & Sons è la mia bottega. In catalogo tengo anche capi unici che garantiscono protezioni salvavita, diciamo. Visto che temo non sarà il tuo ultimo scontro, vorrei regalarti uno di questi capi come ringraziamento per ciò che hai fatto oggi. Grazie, signore. Grazie, signor Hill. Molto generoso da parte sua. È il minimo che possa fare. Ma lui non poteva uscire ad aiutarci, no? Vabbè. Quando c'era il troll da affrontare, non ha fatto niente lui. Articoli interessanti. Fai con comodo. Abito scolastico tradizionale. Questi sono tutti gli abiti che potremmo comprare con il tempo? Cos'è sta roba? Vabbè, non sono materiali. Devo acquistare sta roba? Direi che ti sta a pennello. Ma sei un bugiardo. Direi che ti sta a pennello. Non dire bugie. Questo voglio. Raga, mi sta benissimo su questa testa pelata. Ah, è gratis, sì. Nessun cliente esce da Stracci. Oh! Ma so come si equipaggiano le cose. Dai, ma che cos'è sto tutorial da Nabbi? Poi dopo 5 minuti, raga, come che si faceva a mettere?
Ma non lo voglio mettere il mantello. No, invece devo. La nostra promessa. Zitto! Quanti soldi ho? 506? No, raga, dobbiamo comprarlo. Cos'altro c'è qua, però? Questo com'è? Direi che ti sta a pennello. Ma no, non si vede. Ah, no, devo togliere quell'altro mantello schifoso. Mi sembri una persona di buon gusto. Ci siamo guadagnati una bella burattiva, non trovi? Perché parla questo? Che voleva polverizzarmi. Già, sono d'accordo con te. Bene, i tre manici di scopa è in questa direzione. Vendo anche altri oggetti utili in combattimento. Cosa gli è successo al collo, ragazzi? Sarò lieto di mostrarti cosa ho in bottega. Rebelli. Dobbiamo cambiarli i vestiti. Oh, dove sono andata? Allora, come si toglie sto coso? Così. Poi io ho questo. Che brutto, mamma mia. È orribile. Ok. Guanti. Cazzo, abbiamo diversi guanti. Questi sono i migliori per ora. Basta. Io volevo comprarmi quel cappello. Senti, dobbiamo parlare. Oggi ho parecchi articoli interessanti. Fai con comodo. Com'è questo vestito? Direi che ti sta bello. Oh, leggendario. Però non si vede bene. Non si vede bene, si vede a metà. Come faccio a vedermi? Raga, compriamo questo? O compriamo questo? Direi che ti sta bello. Questo. Sì. Nessun cliente mio esce da Stracci & Sons deluso. È la nostra promessa. Allora, dov'è? Ecco. Perfetto. No, ma ragazzi, in teoria dovrei andare in giro vestita così. Aspetto. No, no, da qua. Così. Ora va bene. Wow. Rebellio. No, ci avevo provato anch'io a farlo come me, ma è un po' uscito male. Salve, vieni a dare un'occhiata. Dai zitto! Ragazzi, c'è una nuova diva in città. Sì, sono io. Sebastian, vieni qui. Segui Sebastian fino ai tre manici di scopa. Se non ci sia il solito baccano, potresti addirittura conoscere Sirona, la proprietaria. Un ottimo. Sirona? Che cazzo è Sirona? Come vestito il mio personaggio fa straridere. Oh, cazzo, ma è quello stronzo di prima. Dicevi che avresti catturato il bersaglio a Hogsmeade, che ti serviva solo un buon diversivo. Ed è quello che ti ho dato. Un diversivo che è stato sbaragliato con facilità. Uri, buonasera. Chi è? Grazie per l'abbonamento, bentornato. Buonasera, VKTRJ, love VKTRJ, hi. Non hai alcun valore per me. Immagina mangiare con questi denti. Andiamo. Ci avranno visti. Non credo proprio. Che faceva quel goblin con Victor Rookwood? Rarrock è in combutta con Rookwood. Ma chi sono? Ma chi è Rookwood?
Sapevo di averlo già visto. Perché loro sanno cose che noi non sappiamo? Presto, infiliamoci nei tre manici. Infiliamoci tre manici. È stato bello culo. Rivederti, Lodgok. Se sento qualcosa ti aggiorno. Grazie, Sirona. Stammi bene. Guarda com'è entrata vestita. Ma che problemi ha il culo il mio personaggio, comunque? Abbiamo una faccia nuova. È la prima volta che vengo. Benvenuta. Oggi ho È l'ultima vestita così. Ho sentito dell'attacco. Passerò a vedere come stanno gli altri residenti e i bottegai. Sono felice che siate indenni. Tutto merito suo. Ha ucciso un troll senza alcun aiuto. Ma davvero? Complimenti. Grazie per questa. È un piacere. Ma io dico, dei troll a Hogsmeade. Non è mai accaduto prima. Vabbè. Qualcosa non torna. I prepotenti con cui abbiamo a che fare di solito... Ma perché hanno sempre i mantelli appunto Inficcati nelle palle? Cioè, avete visto come è ficcato dentro le ginocchia? Era Lodgok quello che se n'è andato? Secondo me il mio gioco è un po' buggato. È peggiorata, Sirona. Sta tranquillo, Victor. A lei appena è Sirona. Appena voi due ve ne andrete, la qualità della mia clientela migliorerà parecchio. Fossi in te non lo farei, Theophilus. Andiamo. Non farla tanto tragica. Chi cazzo è questo? Sono qui solamente per lei. Per me? Non disturbare, si sta solo bevendo una burro birra. Una parola e vado. Forse non mi hai sentito. Ma chi vuole questo qua? Ho detto di non disturbare. Pare che non vi sia bastato tutto il sangue versato oggi. Ma il sangue versato di chi? Ma cosa sta dicendo? I tre manici di scopa non è più lo stesso. Non merita i nostri soldi. Non berrai burro birra per sempre. Ma perché se la prende con lei? Perché lei l'ha spiato? Pare tu abbia uno spiacevole nemico. Stai in guardia. Rookwood e Harlow sono peggio di qualsiasi troll infuriato. Troll, Ranrock e Rookwood. C'è qualcosa che non so. Prometto di raccontarti tutto, ma forse è meglio rimandare per ora. Ah, certo, perché lei aveva aperto. Ecco, penso proprio che quella stanza segreta nel castello. Stai zitto. Revelio. Tu che cos'hai qua? Adesso mi ubriaco, ragazzi, faccio un bel rutto in faccia a qualcuno. Rubo i cibi degli altri. Ma dov'è? Dove abbiamo? Abbiamo altra birra da rubare? Ah, oh, i cupcakes. Salve signore, cosa vuole bere oggi? Sono qui per servirla. Abbiamo un po' di birra e poi nient'altro. Mi sembra un po' giù di morale, ragazzi, lui. Sveglia. Svegliati, cazzo! Ma come è incazzato? Nervioso. Non funziona un cazzo qua. Ma secondo me è pulito, ragazzi. Qualcuno glielo dice? Che è pulito lì. Oh, le ho fatto volare la cena. Oh, cosa? Era scomparso. Ma si può andare di sopra. Revelio. E tu? Non buttarlo di sotto. Una borsa. Revelio. Soldi. Cazzo, però ho trovato 103 monete d'oro. È tanto, eh. Quanti soldi ho?
234. Pochi. Cos'è qua? Dove si va? Ah, fuori. No, no, vogliamo vedere qua sopra che cosa abbiamo ancora. Rebelli. Vai. Oh no. Non si può entrare. Non salta giù? No. Di qua. Vai. Ce ne andiamo da questo posto. Dove andiamo, Sebastian? Sono felice che ci fosse Sirona. Te l'avevo detto che è una brava persona. Si vede. Non sembrava affatto intimorita da Rookwood e Harlow. Il mio personaggio parla sempre con le mani così. Victor Rookwood ti tiene d'occhio. Ma possiamo parlarne più tardi. Ora dobbiamo tornare al castello. La professoressa Weasley verrà presto a sapere dei troll, posto che non lo sappia già. Non voglio un'altra punizione per essere rientrati dopo l'orario consentito. Devi trascorrere la notte in sala comune e vai alla mappa. Ok. Seleziona mappa Hogwarts. Dov'è la sala comune? Sala comune di Corvo Nero. Perché tiene tra le mani i soldi che ha appena rubato per non farli vedere? Figa, ma c'ha proprio la postura da bullo. Ma in camera con me non ci sta nessuno, raga. Belli questi specchi, comunque. Ma cosa dovrei fare adesso io? Andare avanti con le missioni? Oh! Hai ricevuto della posta via gufo. Professor Fig. Vieni nel mio ufficio, ho scoperto qualcosa sul medaglione trovato alla Gringot. Ok. Altro? No? Devo andare nel suo ufficio. Rebellion. Sì, ma che cazzo di bagni enormi sono? Sono strabelli. Io, raga, credo che tirando lo sciacquone giù potrebbe uscire qualcosa. Oh, è questo simbolo? Lumos. Questo simbolo qua? Dai, ma non scorre neanche l'acqua. Che gioco marcio. Ma fanno schifo sti cessi o sbaglio? Sono strasporchi. Non c'è tipo, non lo so, una specie di achievement per la quantità di cessi sciacquati? No. Qua c'è l'acqua. No, ma bello il riflesso nello specchio comunque, eh. Sarà perché ho qualche impostazione rotta. Ah! E io mi dovrei fare il bagno qui? In questa vasca? Eww! Però gli asciugamani sembrano appena stampati, figa, raga. Sembrano di carta bianca. E la vasca tutta arrugginita, schifosa. Chi c'è qua dentro? Ma dai, guarda. Guardali quanto sono bianchi, tutti piegati perfetti. Nah, non mi faccio il bagno qui, no. Questa era la mia stanza. Un incantesimo per lavarsi. Alzare il volume del microfono. È già alto il volume del microfono. Che mi senti male.
Ma dove sono? Aspetta. Come si fa ad andare via da qua? Basta seguire i puntini gialli sulla mappa. Ancora più su? Revelio. Allora. Che piacere rivederti, mia giovane. Corsiere della casa. Posiziona. Scusa, cosa ci puoi mettere qua dentro? Me ne vado, dai, qua. Dai, andiamo via. Ciao, Fran. Infatti, Valerio. Come osi chiamarmi il primo personaggio storpio? Non ho capito. Revelio. Sì, il bot è un po' in ritardo. Cos'è? Perché sono entrata qui dentro? Ah, ma perché questo è l'ingresso. Figa, immagina quando ti scappa la cacca, devi correre fino là sopra così? Farsi tutte queste scale qua? E lei non può neanche rischiare di cagarsi addosso perché è vestita in bianco. È tutta bianca. Ah! Ecco! 1, 2. Raga, dobbiamo aprirlo. Non usare. Ragno, lucertola. Allora, così. No. E come faccio a sapere se funzionano? Sicuramente non sarà il primo. Che calcoli, ma non... Ma raga, ma non ci sono calcoli da fare qua. Che calcolo vuoi fare? Secondo me è fatto a caso. Guarda, non calcolo niente e lo aprirò. Ah, serve la pergamena. Vabbè, ma se non ho la pergamena posso farcela anche senza. Infatti, ecco, lo sapevo che ci voleva qualcosa per sapere, tipo, quanto costano i cosi. Ve l'ho detto che l'avrei aperto anche senza la cazzo di pergamena. Sono una vera maga. Tristo. Revelio. Scusa, ma che cosa che abbiamo raccolto qua? Non ho capito. Cosa c'era dentro? C'erano i guanti? Quali? Che guanti ho aperto? Guanti bianchi. Straordinario. Ciao Frank. Il bello che stavo scrivendo il messaggio ironicamente, ma poi si è avverato sul serio. Ma ve l'avevo detto che si sarebbe aperto. Infatti non posso ridere, non posso urlare, non posso fare niente, che mi viene la tosse.
E uno l'abbiamo aperto. Parla col professore Fig. Di qua. Posso farlo cadere? Con tutte le cose che ha in mano? Ma com'è? Con quale logica? Con quale logica sta trasportando questo coso con del liquido dentro e gli escrementi di non si sa chi? Sono in punti elevati. Oh, per sbaglio ho picchiato. Mi sono picchiata con la schiena contro sta tizia e ha fatto. Ho passato in mezzo al muro, raga. Voglio fare la ca... Non può cadere. Aspetta, Lumos, mi serve un po' di luce. Dove vai? Possiamo farla rotolare giù dalle scale. Che cos'è sto suono? Raga, facciamola cadere! È scomparsa! L'ho buttata giù? Non so se da io, via! Di qua devo andare. Anche tu. Ti facciamo scomparire, figa. Ti facciamo tornare, non lo so, da dove sei venuto. Lui non fa... Lumos. Questo? Revelio. Boh. Oh mio Dio. Scusate. Boh ragazzi, l'ho lanciata giù. Ma io volevo vedere che cosa stava trasportando quell'altro tizio comunque. Rebellion. Ma dove siamo? Questo posto non l'ho ancora visto. Devo prendere quel libro. Rebellion. Ops. Dov'è? Cazzo. Revelio. Ah, veramente spano, figo. Vedi che c'è da fare il Revelio ovunque qua. Cazzo, girati! Ti voglio lanciare il culo in faccia. Che problemi hanno? Ha ha ha.
Non è come sembra. Allora, dobbiamo andare avanti. Andiamo. Ho perso il libro però. Di qua? Di qua? Di qua? vediamo. Mi ha fatto cagare sotto questo. Pam pam para. Devo salire o scendere? Salire. Raga, cos'è questo? Lumos. Ah, lo devo portare, ma non mi ricordo dove. A qualche quadro, tipo quelli con gli specchi che si accendono, ma non mi ricordo dove. Dove era? Ehi, puoi aiutarmi? No, cazzi tuoi. Mi piace divinazione. Boh, l'ho perso, non lo so. Sono arrivata nel posto giusto? Rebello. Stanno facendo qua? Ah, giusto, devo far Reveglio per capire dov'è il coso. La magia era Albert Butt. Non è vero. Oh, raga, un altro. Allora resto un po' tipo per quel ragazzo che dimentica no, cosa. Fix. Era Albert Boot. Non è vero, era Basil Plack. Rissa! Crimpio, questo sì che è un attacco. Ma il dubbio resta per Bacco. Smettila, Pix, ci metterai nei guai. Nei guai finirai, ma per me non è un problema. Lei dice Boot, lui dice Plack. Chi ha la ragione Pix, suprema? Basta. Così rischiamo di finire in punizione. Oh. E comunque avete torto tutte e due. Era dove cadono i libri? Non era Plack, ma siete tutti nei guai a causa del professor Plack. Allora, uno, due. Uno. No, c'è già il cavallo lì. Aperto. Senza guardare, ragazzi. Ho fatto a caso. Ma che bella questa stanza. Rebello. Occhiali protettivi da 15. Come si chiamavano questi, raga? Vabbè, ma non è che c'è roba fighissima. Bene, Dani. Non mi ricordo come si chiamano sti cavalli. Ah, dove cazzo devo andare? Che bisogno c'era? Mi stanno usando le ascelle sviele, ragazzi, per quanto io puzzi. Ma non è che sono lebbrosa, eh? Inutile che fai così. Che problemi ha? Ragazzi, non sta molto bene. Mi annusa fa... Fammi vedere cosa c'è qua sotto con l'ascella. Per quanto tempo andrà avanti così? Pa! 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 Capisco.
Non è come sembra. È un'altra cosa stiamo facendo. È inutile che guardi, signore, là dietro nel quadro. Si gira dall'altra parte. Sì. In arrivo. Non so cos'è. Ah, grazie, mamma. Che cos'è? È un libro. Ragazzi, cosa sta facendo? Io sto solo osservando la situazione, stai tranquillo. Nel frattempo mi è arrivato un libro che ho comprato. Ah! Ah! Hai raggiunto 1 milione di punti, Wolf. Oh, dovete fare uno spam di non so cosa. Uno spam di... un emote a caso. Mi sono comprata questo libro. The Alchemist, l'alchimista. Ma ce la fai? Nessuno ti sta toccando il culo. Svegliati. Ma guarda che belle chiappette qui che abbiamo. Oh! E chi è quel culetto così sodo? Suo, signorino? Sì. Che bisogno c'era? Non si scandalizzi troppo. Basta. Ma loro che cazzo stanno facendo qua? Reparo! Reparo! Non si può? Aspetta. Si poteva... Ci potevo salire sulla sua testa, raga. Non si può. Allora, devo andare di qua. Cosa c'è qua? Dice che c'è una cassa qui. Dove? Lumos. Ah, è lì sopra. Oh, non lo so. Fermi tutti, c'è una studentessa sonnambula che se ne va in giro per la scuola. Sta parlando di me? Che senso sonnambula? Ma parla di me perché sono in pigiama? Vedi sì. Dove cazzo devo andare io di qua? Oh mio Dio, siamo finalmente arrivati. Arrivata, professore! Parla con il clown accanto a te. Beh, quindi? Professore, sono felice di vederla. Certo, perché vale nessuno, per lo, nessuno mai dice una cosa del genere. Ho udito dell'attacco. Troll a Hogsmeade. I troll erano corazzati. Le armature emanavano un bagliore oscuro, come il collare del drago. Argento Goblin! Ranrock lo ha usato per controllare il drago. Ma come? E perché spedire i troll? Credo. Ciao, Giordano. Per me.
ho sentito Ranrok parlare con Victor Rookwood. Ranrok era a Hogsmeade con Rookwood? I troll erano un diversivo ideato da Ranrok affinché Rookwood potesse catturarmi. E ci sarebbe riuscito se Sirona e però le sta bene questo cappello, eh? Fossero intervenuti. Una notizia pessima questa. Evidentemente i goblin di Ranrok e i maghi oscuri vogliono ciò che abbiamo trovato in quella camera blindata. Ranrok e Rookwood vogliono il medaglione. Vogliono il medaglione. Ma che medaglione? Aspetta un attimo. Qualcosa al suo interno. Sì, sì. Ho scoperto un'iscrizione. Ciao, Fado. L'ho letta ad alta voce e è apparsa questa mappa. Ingegnere. È indubbiamente una mappa di Hogwarts. Ma non so dove conduca. Conduce alla biblioteca, al reparto proibito per la precisione, e anche un po' oltre. Come fa a saperlo? Lì sulla mappa. È appena arrivata. Sa già tutto. Che ci avresti visto qualcosa. Andiamo? Apprezzo il tuo entusiasmo. Anch'io non vedo l'ora di scoprire cosa si cela laggiù, ma se la nostra esperienza alla Gringot, per non parlare di ciò che è accaduto a Miriam, mi ha insegnato qualcosa, è che ci troviamo su un sentiero. Raga, mi sono appena accorta che le sue labbra si muovono per il doppiaggio italiano. Hecat, prima di proseguire. Signore, quanto potrà essere pericolosa la biblioteca? Magari cerchiamo solo un libro. Sì. Ma è possibile. Ma dobbiamo essere pronti a tutto. Torna da me quando avrai migliorato le tue abilità difensive. Informerò la professoressa Hecat del tuo arrivo. Cazzo, è vero, le emozioni che trasmettono sono veramente forti. Parla con la professoressa Hecat. Rebelli. Possiamo rubare qualcosa al professore? Sì. Hanno usato un programma per muovere in base all'audio. Ora capisco perché sono tutti così robotici quando parlano. Dunque, andiamo. Qui non c'è qualcos'altro che... Qua posso prendere qualcosa. Professor Fig. Come se la mia agenda non fosse già abbastanza piena, il ministero mi era incaricato di organizzare l'alquanto sconveniente arrivo di uno nuovo studente a Hogwarts. Il quinto anno per giunta. La professoressa Weasley insiste che sarà necessario nominare qualcuno che faccia l'accompagnatore e mentore per aiutare il nuovo arrivo... arrivato ad acclimatarsi prima dell'inizio delle lezioni. Assegno a lei questo compito. Le prego di recarsi dalla professoressa Weasley per tutti del... Phineas Nigellus Black, preside. Ah! Pezzo di merda! Alquanto sconveniente arrivo di uno nuovo studente. Faccio vedere io quanto è sconveniente il mio arrivo. Coglione! Rebellion! Tu che cosa ti è successo al tuo mantello? Ti sei dimenticato, quando ti sei tirato sui pantaloni, ti sei dimenticato di farlo uscire fuori? Lumos. Ho sentito che hai difeso Hogsmeade dai troll. Bel vestito. Non è che ti stai sforzando troppo di piacere a tutti? Non è che ti sei per caso sbagliato a mettere il mantello oggi, no? Una mela, 2000, è diventata una mela poi alla fine. Ti dà fastidio se ti sto osservando mentre mangi la mela? Ma non la stai masticando sul serio? Voglio vedere se la mela finisce. Ma ti sento osservato. Ma no, ma tranquillo, eh. Ma la sta leccando o la sta mangiando? Risnonno di Sirius. Vic la lampada. Non montarti la testa solo perché hai battuto una volta Sallow. Sappi che non si tira mai indietro se c'è da combattere. Stai zitto, coglione. Nessuno ti ha chiesto niente. Allora vado. Rebellion. Dove devo andare? Di qua. Di qua.
Yeah! Diciamo che dipende da alcune zone. In alcune zone gli FPS sono più alti. Ah, qua. Ciao. Abbiamo... Sono qui per quel nuovo incantesimo che voleva insegnarmi. Bene. Il professor Fig ha detto che devi completare tutti gli incarichi di magia difensiva con una certa urgenza. Di conseguenza, devi imparare incendio, l'incantesimo del fuoco. Wow, mi piace. Utile per accendere torce, bruciare ragnatele. E, se necessario, per difenderci da coloro che vogliono farci del male. Bene. Sembra versatile. Assolutamente sì, ma prima di iniziare vorrei che portassi a termine alcuni incarichi. Alcuni ti potrebbero sorprendere, spesso gli studenti sottovalutano le conoscenze dei loro professori. Torna da me quando avrai finito e inizieremo a lavorare su incendio. Ok. Sai dove trovarmi quando hai finito. Vinci 2 round di bacchette incrociate. Porta a termine un round d'allenamento nella combinazione di incantesimi con Lucan Bratleby. Andiamo. Cosa sono le bacchette incrociate? Non lo so. A quanto pare il club di bacchette incrociate non è così segreto come si pensa. Andiamo a vedere subito. Ciao Zephyrod, bene, tu come stai? Di qua? Ciao. Ma raga, non mi cagano. Chissà come mai. Adesso ti butto giù da questo ponte. Non volete parlare con me? Figa, volate giù. Figa, lei è così scesa. Guarda, sta al limite. Fammi prendere una bella rincorsa. Cavoli. Cadi giù. Non riesco a spingerla oltre. Sarà per la prossima volta, cazzo. No, purtroppo le magie così sui compagni non le si possono usare. Bim 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 bim. Di qua. Oh. Dobbiamo capire come funziona questo. Non lo so. Sembra una specie di mappa. C'è questo tasto. E poi boh. Capiremo. Magari devo incendiarla. No, non credo. È vero, Vadari. Luca è laggiù. Faccio! Levioso! Revelio! Revelio, Levioso, accio! Ah, tu? Sei Sebastian. Ah, qua dobbiamo combattere. Posso aiutarti? Sì. Sebastian mi ha detto di chiederti di un club. Se Sebastian garantisce... Sebastian aveva soldi che date per un organizzo pleno. Duelli per bacchette incrociate, una sorta di club del duello. Se Sebastian ti ha invitato, deve stimarti davvero molto. Gli ho fatto abbassare le orecchie. Ma io abbia un dono per i duelli? Allora sei nel posto giusto. Come funziona bacchette incrociate? Vieni qui, io ti abbino ad altri duellanti e chi resiste fino alla fine vince.
Vogliamo stabilire una volta per tutte chi sono i migliori studenti nel duello. E per rendere le cose più interessanti, il vincitore riceve. È vero, c'ha gli occhi straspalancati. Certo, duellare è un bel passatempo. Scusate, ho tossito nel microfono. Sono d'accordo. Inoltre, volendo, si può anche duellare a coppie. Per cominciare, ti abbinerò a Sebastian. No, basta Sebastian. Un partner o duellare da sola. Allora, ti va di batterti? Che cosa dici, Spanno? In che senso la voce fa alti e bassi? Fammi entrare nell'arena. Spettacolare. Diamo fuoco alle polveri. Faremo pentire di averci provato. Io ti farò pentire di essere nata. Pezza di merda. Devo agganciare il bersaglio con caps lock. Cazzo. Come sconfitta? Alzati. Ti hanno ridotto male. Vuoi riprovare? Sì, non sono ancora fuori gioco. Ottimo. Ma la smette di fare tutta perfettina. Figa, tira fuori le palle. No! Espulso! Nervioso! Muoviti! Sto schiacciando tutti i tasti straveloce. Ti hanno ridotto male. Vuoi riprovare? Certo! Sì, non sono ancora fuori gioco. Ottimo! Cosa sbaglio, ragazzi? Aia! Muoviti! Non vedo un cazzo! Muori, stronza! Ho vinto! Bel lavoro! Sebastian non si sbagliava su di te. La competizione sarà ardua, ma continua così e sarai la prossima campionessa della scuola. Fantastico! Puoi contarci? Lo farò. Anzi, il secondo duello ti attende. E ora che la tua iniziazione è conclusa, puoi accedere al manichino d'allenamento di bacchette incrociate. Un ottimo modo per diventare esperto di combinazioni magiche. Se vieni, te lo faccio vedere. Ancora congratulazioni. Mi fa vedere cosa, scusa? Bacchette incrociate. Cosa che mi fa vedere? Ah. Spero di rivederti presto. Vinci due round di bacchette incrociate, quindi devo farne un altro. Sono tornata. Ciao, Lucan. Il prossimo round di bacchette incrociate è pronto? Sì, certo. Ho organizzato un incontro grandioso. Ma è vero? Che problemi ha la voce, è vero? Avete sentito? Ha fatto... Sì, certo. Ha veramente qualcosa che non va la voce, è vero? Vai. Sono pronta. Duelliamo. Fantastico. Hai già un partner per il duello. Con chi combatto? Chi cazzo è Natsai? Ma sì, combattiamo Natti. Con lui. Cominciamo allora. Umiliazione in arrivo. Ti chiedo scusa in anticipo. Ma che problemi hanno la voce?
Siamo 2 contro 3? Devo usare accio qua. Muoviti! Non ho scommesso su di te. Sta zitto! Sì, mi confondo. Farò un altro tentativo. Ho capito che quelli viola devo usare accio. Ah, quando è giallo però devo usare levioso. Porca puttana! Dai! Basta! Curati! Ho finito le cure! Niente, ma quanto lo devo rifare? Quando ti si illumina di rosso il cerchio, proteggici. Farò un altro. Oh, non ho altre magie, bellissimo. Sai, mi sa. Come faccio a controllarle? Grazie per l'abbonamento! Smiling face with hearts, 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 smiling face with hearts. Oh cazzo! Muoviti! Ma sei un pezzo di merda! Che palle! Perché noi siamo in 2 e loro sono in 3? Ma certo! Farò un altro tentativo. Benissimo. Ciao Remiso! Expelliarmo? Cosa riparo? Sto
Sto per morire. No. Ok. Dio, raga, sto per morire. Di riprovarci? Ma lo so, quel cerchio lo conosco. Infatti in quel momento cerco di proteggermi. Ciao Drago, bentornato. Sto meglio, sto guarendo. Sto mezza malata ancora. Farò, ma sto meglio. Tentativo. Benissimo. Mi ho rotto le palle questi pezzi di... Ah! Ho sbagliato il tasto! Ma sono figlia di puttana! Ti va di riprovarci? Farò un altro tentativo. Benissimo. Non riesco a schiacciare tutti sti tasti. Ma allora mi hai rotto le palle tu. Ma che cazzo ripari? No. Oddio. Oddio, mi ero fermata, pensavo. Guarda, mi sono rotto il cazzo di questi incantesimi. Possiamo metterli a posto, perché per sbaglio schiaccio riparo. Tolto le moto in cui ballo? Benissimo. Sì, era un po' vecchia. Ce la facciamo a battere sti pezzi di merda? Cazzo. Spegni.
Cos'è? Non riesco a battere sti pezzi di merda. E sarà la quinta volta che ci riprovo. No, ma tu stai distraendo. Sto per... Sei il primo o la terza battaglia? Alla seconda? Voglio fare un'ora di battaglia alla terza. Siete due. Guarda, ho perso! Siete 2 contro 4 della terza, lo sai. Cos'è questa? Quella di Voldemort. Ti va di riprovarci? Oh. Ciao, dove vai? Vado da questo caso. Dove? E non dice dove va. Mi ha distratto mio fratello. Prova a concentrarti su uno solo. Una volta che finisce la vita non dovrebbe più attaccare. E infatti io mi concentro su tutti perché penso che... Finché non... Cioè, perché... non riesco a concentrarmi su uno solo. Però adesso provo. Farò un altro tentativo. Benissimo. Io comunque sto giocando in difficile, ricordatevelo. Ma ripara cose! Riparami ste palle schiacciate! Voglio uccidere la tizia per prima, mi ha rotto le palle lei. Ma perché c'era la gomma? Lei! No, ho sbagliato! Mori, cazzo, puntala! Perché non la punta? È morta, forse. Dai, vaffanculo! Non riesco! Ti va di riprovarci? Farò un altro tentativo. Benissimo. Farò un altro tentativo dopo tipo 20 tentativi. Ma allora, tua madre è una troia. Jenkins, muori, cazzo. Oddio, ho acceso i DPI troppo forti. Oddio, è troppo veloce. Dai, ma se... Dai, porca... Che fastidio. Ti va di riprovarci? Ma c'è sempre qualcosa che non va. C'era il mouse straveloce. Oh. Fatemi bere. Ok.
farò un altro tentativo. Benissimo. Però quasi, raga, mi manca poco. Basta. Basta con sto reparo. Mamma mia, mi stanno sulle palle questi. Ti va di riprovarci? Farò un altro tentativo. Benissimo. A quanti tentativi siamo? Rimangono questi due clown. Ma che reparo! Ma basta, mi taglio le dita. Tu hai rotto il cazzo. Rimane lui. Oh, finalmente. First try. Ce l'abbiamo fatta. Siamo troppo forti. Bene. Ce l'ho messa tutta. Indubbiamente. Bene. Tutti si erano già accorti di te. Ma dopo quest'ultimo round vogliono davvero farti fuori tutti. Se speri di vincere il prossimo round, o almeno sopravvivere, puoi allenarti senza sosta. Ti farò sapere appena saremo pronti. A presto. Il prossimo round è quello decisivo. Oh mio Dio. Porta a termine un round allenamento nella combinazione di incantesimi con Lucan. Che vuol dire? Devo allenarmi? Ciao. Posso usare il manichino da addestramento? Certamente. Vado a prenderlo e ti do un elenco di combinazioni su cui esercitarti. La senti di provarci? Con grande piacere. Assicurati di lanciare tutti i tuoi incantesimi prima che il manichino atterri. Se devi interrompere l'allenamento prima di averli finiti tutti, fammelo sapere. Ma che voce è? Che devo fare? Faccio! In forma. Ma non doveva farmi fare questo all'inizio, prima di combattere con loro? Ben fatto. Leviosa. Faccio. Troppo forte. Secondo me come allenamento è sufficiente. Te la sei cavata molto bene. Grazie, Lucan. Dico sempre che è meglio scoprire. Ma cambiate di nuovo la voce. In allenamento che in un vero duello. Chi ti sfiderà farà meglio a temerti. Guarda come mi sta fissando. Finalmente abbiamo finito questa missione. Ok. E ora? Ritorna dalla professoressa. Ok. Dobbiamo tornare indietro.
Ui! Ma è strano che quando scende le scale saltando non rotola. Figa, raga, dovevo fare serpe verde, io lo sapevo. Non si può più cambiare, vero? Sono, eccomi, sono ritornata. Spero che il signor Brattleby abbia potuto... Ho completato tutti gli incarichi che mi aveva assegnato. Mi fa piacere. Allora dovresti essere pronta a imparare incendio. Dovrei, sì. Professoressa. Già, ho visto troppi colleghi incauti finire al San Mungo per non sapere che il fuoco è un servitore capriccioso. Sono molto colpita dalla tua abilità con gli incantesimi, ma non perdere la concentrazione. Preferirei che non finissi la lezione odierna con gli abiti in fiamme. Cominciamo. E ricorda, concentrati sui movimenti corretti della bacchetta. Ok. Concentrati e tieni ben salda la bacchetta. Ah! Ah! Ok. Imparato. Ma come si faceva a mettere? Ah. Ok. Bella. Con T. Riparo intanto ha rotto le palle, quindi. Togliamolo. Così. Levioso. Lumos. Sì. 2, 3, 4. Ok. Cosa lo posso provare su di lui? Incendio. Vabbè. Levioso. Taccio. Incendio. No, ma brucia tutto intorno. Incendio. Ci stai arrivando. Continua a esercitarti e non darti fuoco. Ok. Revelio. Posso entrare nella sua stanza? No, cazzo. Aula del professor Fig. Di qua. Incendio. Non funziona. Bim 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 bim. Che devo fare adesso al professore Fig? Incendio. Sta facendo, si è cagato addosso. Bello il libro. Ecco, dobbiamo capire dove mettere quella farfalla. Revelio. Incendio. Peccato, non brucia. Di qua? Sì. Dov'è? Bisogna sempre aspettarlo qua. Ah, eccoti qui. Dormiva per terra. Salve, signore. Sarà lieto di sapere che ho lavorato alle mie abilità difensive con la professoressa Hecate. Ho sentito. Mi ha riferito che te la cavi bene con la bacchetta nuova. Devi continuare a esercitarti con lei e con gli altri professori per migliorare le tue abilità. Detto questo, non voglio rimandare ancora la nostra visita alla biblioteca. Bene. Andiamo avanti? Fig? Ho un lavoro per lei. Venga. Oh no. Preside, sono con una studentessa, è il mio orario. Il suo programma aspetterà, così come anche la sua studentessa. Dopo che tutti i problemi che merda mi ha causato con Osric, pensavo che sarebbe stato ansioso di rimediare.
Nel mio ufficio, tra 5 minuti. Ma che pezzo di fango! Quell'uomo è esasperante. Purtroppo la nostra visita al reparto proibito dovrà aspettare ancora un po'. Ma professore... Non abbiamo scelta. Ma professore... Non sarebbe saggio provocare ulteriormente il nostro illustre preside. Verrò a cercarti una volta assolto agli obblighi che mi attendono. Il segreto del reparto proibito, missione iniziata. Parla con Sebastian. Dov'è quel pezzo? Di scemo. Aspetta un attimo però, voglio vedere un po' di cose. Cazzo, questi guanti sono 100 volte meglio. Questo. Ok. Accessori per il viso. Beh. Ma wow. Però cavolo. Eccezionale. E mentre questo classico è meglio. Fa più difesa. Ok. Impugnatura bacchetta. Fa qualcosa? Mettiamolo così. E basta. C'avevo qualcosa da vedere? Ah, sì. Questo è il nemico. Queste sono le pagine Revelio. Ok. Evocazioni. Questo cos'è? Ah, sì, le bacchette. Basta. Inventario. Messaggio per il passaggio. Ah sì, il proibire l'uso della magia nella biblioteca. Missioni e sfide. Ah, devo riscattare sta roba. Ok. Basta? Da fastidio che devo far spuntare le robe. Ma guarda quanta roba. Mi ero dimenticata di riscattare sta roba. Ok. E allora possiamo di nuovo vedere i vestiti. Oh, cos'è che ho sbloccato? Occhiali. Ma sì, ma fanno schifo, sono meglio questi. Basta. Adesso volevo capire se posso arrivarci tramite il teletrasporto. Devo andare per forza a piedi. No vabbè, ma sarà vicino. Vediamo dov'è. Non dice quanto manca. No vabbè, devo scendere un po'. Sebastian ha detto di essersi intrufolato nel reparto proibito. Magari saprà aiutarmi. Scendiamo. Quante volte ho fatto lo stesso percorso già? 40 fps qui. È lui? Sì. Sebastian, eccoti qui. Eccoti qui. Con quegli occhiali. Puoi spiegarmi cosa è successo ai tre manici di scopa? Non capita spesso che uno studente attiri l'attenzione di Victor Rookwood. Cosa voleva da te? Non lo so. Non ci conosciamo neanche. Deve avermi scambiato per un'altra studentessa. Se lo dici tu, per il momento non insisterò, ma prima o poi dovrai dirmi cosa sta succedendo. Potresti non saprai un cazzo, di... Sebastian. Allora, come mai mi stavi cercando? Devo trovare una cosa per il professor Fig, ma è nel reparto proibito della biblioteca. Non può fare da solo? È stato convocato da Black all'ultimo minuto. Forse potrei aspettare di ricevere un suo messaggio, ma... Vuoi dimostrare di avere iniziativa? Ma raga, esatto. Ma perché? E tu hai detto di essere... Se ci sono i sottotitoli, noi li leggiamo in automatico. Anche se stiamo capendo alla perfezione quello che stanno dicendo. Davanti alla biblioteca. Non so voi, ma io, se ci sono i sottotitoli, devo leggere per forza. Grazie, Sebastian. Ci vediamo dopo. Bacio, bacio!
Raggiunge Sebastian alla sala centrale di notte. Sebastian! La vedi? E quei fastidiosi dei prefetti non aspettano altro che denunciarci alla Scrivener. Quindi non farti... Chi erano i prefetti, raga? Sarò un'ombra. Andiamo. Aspetta un momento. C'è una magia che dovresti imparare. L'incantesimo di disillusione. È utile per andare nei posti che ti sono proibiti. Lancialo e improvvisamente sembrerai una semplice illusione ottica, purché te ne resti a distanza e in silenzio. Vuoi dire che potrò veramente diventare invisibile? Qualcosa del genere. Non è infallibile come un mantello, ma quelli sono costosi, mentre gli incantesimi... Beh, tipo rappresentanti di classe, ok. Prova. Cosa vuole? Ah, porca troia. Vinto. Ok, dovevamo... Questo? Sì. Ti permette di mimetizzarti nell'ambiente che ti circonda, rendendo più difficile agli altri accorgersi della tua presenza. Ok. Facciamo piano. Dove dobbiamo scendere? Di qua. Quanto dura l'incantesimo? Gli avversari vicini percepiranno e indagheranno. Se hai notato il comportamento sospetto, essere sorpresi. No, 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 no. Ok. Se posso vederti io, anche i prefetti ci riusciranno. Dobbiamo entrare da quella porta. Scemi. Accidenti, la bibliotecaria è ancora qui. Presto, dietro la libreria. Maledizione. Avevi detto che la bibliotecaria non ci sarebbe stata a quest'ora. Ho detto che di solito non c'è, ma non ti preoccupare. Non riesco a ridere. Dietro di me. Ma basta. La chiave è nel cassetto di quella scrivania. Senti cosa faremo. Io creerò un diversivo per farla allontanare. Tu recupera la chiave. Ci vediamo davanti al reparto proibito. Ma lei la faccia? Perché ci serve la... Aspetta, chiave? Perché ci serve la chiave? Non c'è una magia adatta. Alo Mora, intendi? È così che entravo sempre, prima. Ma la bibliotecaria deve averlo capito e ha lanciato un incantesimo anti-Alo Mora sulla serratura. Niente. Ora l'unico modo è prendere la chiave. Ma non preoccuparti. Ho detto che ti avrei fatto entrare e lo farò. Fidati, mantengo sempre la mia parola. Ciao Marti. La biblioteca non è il luogo dove aggirarsi di nascosto. Fuori, ora! Ma allora, come ha fatto a scoprirmi? Sta stronza. Com'è che ha fatto? Ma allora il diversivo? C'è qualcuno? Pix? Sei tu? Preso. Dove è andata? Come dico sempre, viaggiare apre la mente. Che cazzo è? Eccomi! Non è stato poi così difficile, dopo tutto.
Ora devo trovare quel libro. Porca troia, che giro ha fatto il lucchetto. Ma che libro stava cercando? Qualcuno sta seguendo la storia. Oh, quello è incantato. Ti appare più utile di quel che è. Mi ha già fregato due volte. Mai fidarsi delle apparenze, dico io. Ok, ok. Usa l'incantesimo base senza farti scoprire per aggirare figure, autorità e nemici verso la base. Ok. Fantasma, non farti vedere. Quali nemici? Ah. Cazzo, mi hai visto? Cazzo! Pensavo fosse un fantasma, invece era lui. Via libera. Andare normalmente. Possiamo non essere più invisibili? Non devono vederci. Ah. Ma hai appena detto che possiamo essere. Allora, cos'è che stai cercando? Cazzo dice? Sto cercando una cura per mia sorella gemella, Anne. Così potrà tornare a Hogwarts. Visto che gli altri sembrano averci rinunciato. Perché pensi di trovare la cura nel reparto proibito? La direttrice dell'infermeria di Hogwarts non ha niente per aiutare Anne. No, abbiamo interpellato chiunque. L'infermiera Flamey al San Mungo. Posso condurre le ricerche da sola. Non preoccuparti di me ora. Pensiamo a quello che stai cercando tu. Che di preciso è? Lo saprò quando lo vedrò. Ma che cazzo dici? Criptici. Lo saprò quando lo vedrò. Cosa stiamo cercando? Questo libro. Cercando la droga, forse. Revelio. Lumos. Ma lui perché mi copia? Quale forziere? Quello non lo so aprire. Però non ho provato il fuoco. Nervioso. Revelio. Lumos. Lumos. Ora che sei invisibile, sì. Ah! Mi avete spoilerato. Repari. Oh. Guarda, guarda chi c'è. Sebastian Sallow e compagnia che ficcano il naso dove non dovrebbero. Ai ai ai. Ora siete nei guai. Cosa vuole lui di preciso? Non usare. Faccio la spia, faccio la spia, faccio la spia. Ah, maledetto Pix. Devo fermarlo. O quantomeno andare dalla bibliotecaria con una buona scusa. Posso fidarmi di te? Faccio sapere che non andrai dalla bibliotecaria e darai tutta la colpa a me. Perché mai lo farei? Adoro avere amici in debito con me. Ora va e buona fortuna con la tua ricerca. Dov'è andato quel maledetto poltergeist? Conosco proprio l'incantesimo giusto per fare questa armatura. Reparo! Cerca il segreto nascosto nel reparto proibito. Revelio! Di qua?
Ma dove cazzo stiamo andando? Non ci torno più dopo? Ok. Non me lo fa più fare. Fa niente, raga. Un poltergeist? No, a lui no. Ha usato il incantesimo disillusione. Lumos. Revelio. Lo sapevo. Tracce di magia antica. Deve esserci altro da scoprire. Revelio. Oh mio Dio. Ecco fatto. Che cazzo è? No, raga, andremo da qualche parte paurosa. Lumos. Revelio. Non c'è un'altra cassa, qualcosa? Oh mio Dio, dove siamo? Lumos. Revelio. Che enorme sto forziere. Ho troppa roba? No, non la voglio. Figa. Difesa 20. E sono uguali. Ma uno è meglio. Prendiamo queste allora. Inventario. Che... sì, poi lo vendiamo l'altro. Che fastidio che devo fare questo. Allora, oddio. Che devo fare? Chissà dove conduce. Scopriremo adesso. Ah, un poltergeist è tipo un fantasma, ma... mica sono tipo quelli cattivi, no? Che si fanno vedere. Come ci arrivo lì? Riparo. Ah, devo risvegliare quella runa laggiù. Lumos. Ah, così faccio. Raga, mi sa che devo prepararmi per combattere qua. Ma che sorpresa! Delle guardie pronte a combattere. Revelio! Oh mio Dio! What? E quando hai imparato a fare queste cose? Come di magia antica mandando segno agli attacchi e subendo danni. Ok. Thank you.
incendio! Leviosa! Faccio! Cazzo, ma io non ho le cure. E quello? Si prosegua di qua. Ma per andare dove? Ah, pare in culo. Incendio! Poi? Puoi vendere le pagine di incensione. Cazzo, troppa roba. Ma il bot oggi ha problemi perché lo stanno aggiustando. Ma devo buttare via la roba adesso. Posso andare a vendere qualcosa adesso, no? Cavoli. Ma no, devo vendere tutta sta roba. Ah no. Porca troia, guarda quanti soldi potrei avere. Come si può così. Distruggo una cosa. Occhiali marci in una casa così grossa. Ok, adesso devo andare di qua. Ci sono quasi. Meglio mantenere la lucidità. Ribellio! Perché cosa succede se no? Cavoli, devo buttare qualcosa. Oh, queste cagate che sono gratis. Oh, abito lustro, smeraldo. Figa raga, così sembra davvero che mi sono svegliata da poco. Oh oh. C'è una cosa. È vero, mi sono dimenticata io. Ok, abbiamo salvato almeno. Notte, Zephyroth. Yeah.
Ma che sfiga! Mi deconcentro un botto con i tasti. Ma che problemi ha il mantello? Ok. Ma non ho vita. Figa, mi ha fatto malissimo. Non riesco. Vicky gioca in modalità difficile senza funzioni curative nel nulla. Ma veramente. Sono dimenticato di prendere delle pozioni. Sono raccolto, raga. Revelio. Allora, era davvero un libro. Era davvero un libro. Oh, figa. Come mi curo adesso? Non lo so. Passeremo al prossimo salvataggio, così. Cioè, al prossimo checkpoint. Cazzo, era uno sputo. Non ricordo. Va a far vederci con questi occhiali. Quanto è alto il volume? Ah, ok, ok, ho capito, Fabio. Ah.
abbasso io. Ma sono potentissimi loro. Che sta facendo? Desideravate vedermi, Preside Fitzgerald, professor Rackham. Signorina Isidora Morganac, benvenuta. Professor Rookwood, professor Bacar. Mi è giunta voce che tu ti stia ambientando bene qui a Hogwarts. È così. Ne sono lieta. Soprattutto considerando quanto è insolito iniziare dal quinto anno. Si dà il caso che anch'io fui ammesso ad Hogwarts al quinto anno. Non conosco altri casi come il nostro. Signorina Morganac, ieri, dopo la lezione, mi hai chiesto di quelle belle spirali che vedesti ormai anni or sono quando visitammo il tuo borgo. Vi ho riconosciuti immediatamente. Non so come ringraziarvi per l'aiuto. È stato un piacere. Eh sì, quel giorno vidi delle spirali di magia ovunque. Mio padre insiste nel dire che devo essermele immaginate, ma a me sembravano reali. Infatti non te le sei immaginate. Percival, il professor Rackham le vede. Ma fino ad ora lui era l'unico. Io non capisco che cosa sono. Si tratta di sospiri, o per meglio dire di tracce, che appaiono solo con una specifica magia antica. Magia antica? Sono in pochi coloro che la sanno usare. In vero, la stessa Hogwarts è un baluardo della magia antica. Quindi se riesco a vedere questa magia antica vuol dire che posso usarla. Con la giusta preparazione. Ma non è il caso di avere fretta, signorina Morganac. Prima che io possa addestrarti a una tale magia, devi riuscire a padroneggiare tutto ciò che Hogwarts può offrirti. Beh, anche una giusto. Una magia del genere può essere dannosa nelle mani sbagliate. Deve essere usata solo da pochi prescelti. Pertanto ti chiediamo di non svelare a nessuno ciò di cui abbiamo parlato oggi. Lei mi sembra una stronza che ha combinato qualche casino. Non mi fido di lei. No, no, no. Oh mio Dio. Jumpscare. Sebastian. Ancora una volta nel reparto proibito. Pensavo avessi smesso di combinare guai. Evidentemente le punizioni non bastano. Temo proprio che sarò costretta a riferirlo al preside. Oh no. Ma... Detto questo, tuttavia, Pix mi ha detto che non sei venuto da solo questa sera. Se qualcuno ti ha costretto, ti esorto a dirmelo. Tu sei intelligente. Non sprecare questo dono. Si sente niente adesso. Non c'è nessuno. Sono da solo. Vai, Sebastian, uno di noi. Oh, Sebastian. Cosa dirà tuo zio adesso? Il preside è suo zio? Bene. Rebello. Completata. Con chi parla? Perché non si accende? È già accesa? Come me ne vado da qua? Da qui? Sì. Rebellion. Oh, ma qua c'è un altro coso. Lunes,
Però non si illumina? Boh. Raga, dobbiamo andare veloci a vendere un po' di roba e siamo a posto. Andiamo qua. Due clown? Chi è il secondo? Hogsmeade sta arrivando. Lei diventa il goblin malvagio. Vedremo. Dove sono tutti i negozi? Un'altra avventura ti aspetta? Negozio. Qua? Oh mio Dio. Che cos'è sto posto? Ma perché di notte magari non c'è nessuno? No, non è possibile. Lumos. Dove c'è un albero gigante. È quello. Una vista particolare. No, devo vendere. Allora, la vista era tipo... con due alberelli rosa dietro. Magari... aspetta. Oh mio Dio. Succo di sanguisuga. Vabbè raga, non so dove potrebbe essere adesso il coso. Sarà qui da qualche parte. Ma io voglio vendere... oh mio Dio. Voglio vendere tutta la roba prima. Ma dove? Qui da qualche parte? Tutte le strade portino Hogsmeade. Qua? Sì. Guardati intorno con calma. Ci sono tanti libri meravigliosi per stimolare una mente curiosa come la tua. Allora... vendo. Anche questo. Questi fanno cagare. Questo anche. Questo anche. Questo anche. Guanti merdosi. No! Ah sì, ok. Oh mio Dio. Questi sono quelli che posso vendere che non sto indossando. Che cosa sono sti guanti fighissimi? Fammi controllare un attimo. Fammi sapere se posso fare altro. Che schifo! Sono i guanti nuovi? Sì. Sono brutti però. Però va bene. Abbiamo solo un mantello verde. Un vestito rimasto. Gli occhiali. E il cappellino. E comunque siamo abbastanza alti con la difesa e attacco. 36 e 31. La sto coprendo io con la macchina fotografica. Cioè con l'immagine. Torna però dove eri prima a prendere quella cassa. Tu dici quella con l'occhio? Vabbè.
Ok. Collezioni. Però abbiamo fatto un pochino, dai. Abbiamo un sacco di soldi, più che altro. Ah, tu dici di... Quale cassa? No, aspetta Fabio, quale cassa intendi? Quale dici del luogo misterioso? Tutte le missioni, ok. Ma... Do un'occhiata a quello che ho. Che ne dici? Anche mio fratello ha detto che è bruttissimo dover vendere gli oggetti qua. Fammi sapere se posso fare altro per aiutarti. L'unica cosa che mi servirebbe... Mi servono le pozioni. C'entra una lì. Infatti è lì che ti sei ricordata di vedere le cose. Non ho capito. Dove devo andare adesso? Dove era quella cassa? Io stavo cercando l'immagine per fare... Per aprire la cassa. Non la cassa, per il quadro. Solo che non mi ricordo dove era. Dov'era il quadro? Lumos. Vabbè, posso anche cercare il posto qua intanto. Questa! Minchia, quanti soldi mi ha dato? Piegava di 90 gradi. Siamo troppo lontani. Siamo dall'altra parte, mi sa. Oh mio Dio. No, ho capito che sono io. Altri 500. No raga, dobbiamo fermarci qua. Se no non la smetto più. Dobbiamo fermarci adesso. Non riesce a smettere. È una droga. Sempre 500, sì. Sono ricca. Mi devo comprare un botto di pozioni perché sono abbastanza povera sotto quel punto di vista. Ok. Adesso spengo. Perché si è fatta una certa per me. Devo andare ancora a cenare. Grazie ragazzi per la compagnia. Ci vediamo domani. Se non sto male di nuovo magicamente. Ma non credo. Continuiamo questo. Va bene. Ciao bellissimi. Grazie per la compagnia. Fate i bravi. E buonanotte per dopo. Bye bye.